c'è una soddisfazione anche per la Minardi. Si gode questo momento di gloria. Michael Schumacher, 15° successo, solo Niki Lauda aveva vinto 15 Gran Premi per la scuderia di Maranello. Grande soddisfazione, indica i suoi meccanici Schumacher, li indica per il giusto tributo, per quanto hanno lavorato, per l'impegno che hanno profuso. E l'abbraccio ora con Jean Todt, il capo della gestione sportiva. Splendide immagini, 16 anni dopo Patrick Tambay, un pilota della Ferrari, vince qui a Imola, nel circuito, ci piace ricordarlo, intitolato ad Enzo e Dino Ferrari. Va a complimentarsi con gli altri piloti. Rivediamo la partenza con il pericolo di Villeneuve scartato da tutti quanti. E poi ci sarà il primo incidente, quello di Trulli. Le due McLaren avevano preso un buon margine. Häkkinen ha commesso un errore incredibile al 17° giro, è finito contro il muro. E poi Schumacher ha giustiziato Coulthard con una tattica perfetta e con una gara d'attacco. Ecco l'uscita di pista di Trulli. Mentre c'è l'invasione, tutto è stato regolare, perfetto qui al circuito del Santerno. Intanto l'errore clamoroso di Häkkinen in uscita dalla variante bassa. Stavo dicendo, ora la gioia si può esprimere perché tutti gli elementi di sicurezza sono stati rispettati, le vetture hanno chiuso regolarmente senza che nessuno spettatore entrasse in pista, quindi scongiurato ogni rischio di possibile squalifica. Ora stiamo rivedendo una brevissima sintesi. Qui Takagi semina il panico e poi ancora i doppiaggi di Michael Schumacher e le fasi decisive dei pit stop, dove i meccanici sono stati sempre perfetti. Intanto qui Panis tampona Fisichella. E allora a questo punto ci concediamo una pausa, solamente pochi secondi di sigla, poi le interviste. Schumacher dal podio per tutto il tempo segnava, dedicava una pizza. È da venerdì che la scommette, l'ho scommessa anche per la pole position, l'abbiamo mancata per poco, finalmente l'ho vinta per la vittoria finale, che è molto più importante della pole position. Una parola alla diretta della televisione italiana. Baldo? Baldo? E lui però è rubato dai meccanici. No, io rubo i meccanici, perché hanno fatto un lavoro fantastico. E la Ferrari l'ha dimostrato oggi, perché ha saputo vincere. Sono dei problemi con l'audio. Facile, e direi, io sono molto contento perché di sentire che non avevamo vinto a Imola da 16 anni e tutto questo, e che questo fa piacere perché almeno per un anno siamo tranquilli, ma dobbiamo già preparare Monte Carlo, sappiamo che dobbiamo ancora recuperare un divario sugli altri, ma abbiamo dimostrato oggi che lo potevamo fare. Sono molto dispiaciuto per Irvine. E quindi veramente una vittoria stupefacente, bellissima, che ci riempie di gioia. Un'Imola così rossa non la vedeva da tempo. Eh sì, questo entusiasmo non c'era da tempo. Avevamo detto anche prima che quest'anno c'era un interesse, un'attenzione e un'attesa grandissime. Sono molto contento che questa attesa sia stata coronata da questo grande successo. Schumacher è strepitoso, una grandissima Ferrari, una bellissima giornata di sport. La lascio i festeggiamenti dentro alla tenda Ferrari. Grazie. È stata per i primi quattro assolutamente regolare, sono partiti tutti senza esitazione, senza problemi, conservando addirittura le posizioni. Appena l'amico Sossi è pronto, può, certo, anche fornirci il materiale di supporto, diciamo così, per rivedere la partenza. Quindi abbiamo avuto solo questo Villeneuve, che è rimasto solo fermo sullo schieramento di partenza, un peccato perché ha ottenuto una buona qualificazione, considerando che la sua squadra è debuttante e ha questo motore Supertech che finora non è che abbia dato grandi risultati, quindi Villeneuve è tagliato subito fuori, ma i primi quattro comunque... Sì. E poi ci siamo persi, ecco, purtroppo subito Trulli, questo è stato un peccato. Trulli. Sì, poi Trulli, la situazione si era leggermente cristallizzata, diciamo così. Häkkinen spingeva veramente tanto, avvantaggiato dalle considerazioni di Fasoli, sì, dalla sua da scelta di guida. Una considerazione che è legata alle strategie anche dal punto di vista di come i piloti devono gestire la vettura. Partire come avevano fatto Coulthard e Schumacher con molta benzina nei serbatoi significa avere una vettura più pesante di quella che non avesse ad esempio Häkkinen.
per un circuito sul quale i freni sono molto molto impegnati. Sono qui collegata dal paddock, credo, ed è con me Norbert Haug della McLaren Mercedes. E your analysis, la sua analisi della gara. Well, first of all, I have to congratulate Ferrari and Michael Schumacher. They did an excellent job today. Prima di tutto, chiaramente, si congratula con Ferrari e con la McLaren per il buon lavoro fatto. It is always very special to win the home Grand Prix. I know I had this feeling once in Hockenheim and Nürburgring. It is great for them and they deserve it today. E lui, che conosce bene Schumacher, sa che Schumacher sarà felice di aver vinto questo circuito che considera di casa insieme ad Hockenheim e al Nürburgring. Well, the fact that Mika did a little mistake and hitting the wall, that did not help us, that's for sure. Prima di tutto, chiaramente, l'errore di Häkkinen, poi è andato a sbattere contro il muro, quindi è uscito dalla gara. He was on the right way, he was quick, and I think his tragedy would have paid off. He was in a position to win the race, for sure. Era però comunque in posizione per vincere la gara, era velocissimo e sicuramente se non ci fosse stato quell'errore lui ritiene che avrebbe vinto. And David, you know, I think that all the television people could see it was just stuck in the traffic. That sometimes happens, sometimes you do have that, sometimes you don't. And so he could not overtake quickly enough because a lot of slower cars were there. They were fighting for positions as well, so that were just not good circumstances. And that's why we lost at the end. From a speed-wise, I would say both cars were in a position to win. But it's close right now, and as I said, Ferrari deserves to win. Mika dropped out, and I think that was a big disadvantage at the end for our team. Ebbene, lui poi ha spiegato anche per quanto riguardava Coulthard che probabilmente si era innervosito anche per quel problema sui doppiaggi. Comunque ha detto che oramai effettivamente il gap non esiste più, ormai la lotta è veramente serrata e quindi pensa che veramente sarà un anno, una stagione interessante. A voi. Grazie. Direi che è un grande errore di Häkkinen, un errore che mi ha meravigliato perché trovo che Häkkinen, che è sempre stato un ottimo pilota, che ha avuto questo terribile incidente in cui ha rischiato di morire, ha ritrovato la forza di tornare a correre a grandissimi livelli, soprattutto con la conquista del titolo mondiale, trovavo che era un uomo che aveva trovato una grande sicurezza. L'errore di oggi mi ha sbalordito. Scusami, tu hai detto, io sono convinto che la McLaren sia regolare. Ove mai non fosse regolare, che cosa sarebbe successo allora eventualmente? L'errore indotto da qualche cosa, fermo restando che ha sbagliato Häkkinen e che la macchina è regolare. Però se la macchina non fosse regolare, quale sarebbe? Credo che è bello rivedere una rossa tornare sul podio, soprattutto di un circuito come Imola, dopo tanti anni di digiuno. E tra l'altro si ritrova anche a un primo posto di classifica costruttori, che può consolidare sicuramente la prima posizione. Peccato per Irvine.